Beh, prima di tutto, proprio da pochi giorni, il 7 di giugno, sono diventati operativi nuovi comitati etici che si chiamano comitati etici territoriali e sono in Italia 40 rispetto ai 198-100 comitati etici precedenti. Qual è la differenza fondamentale? Che questi comitati etici saranno deputati ad esprimere un parere unico su tutto il territorio nazionale. Quindi mentre prima ogni comitato etico poteva esprimere un parere e dare le proprie valutazioni, ora un solo comitato etico esprimerà un parere valido per tutta l'Italia. Questo che cosa porterà? Sicuramente ad una maggiore efficienza, ad una riduzione dei tempi, quindi sicuramente possiamo anche dire nel futuro all'arrivo dei farmaci più precocemente ai pazienti, ma dall'altro sarà necessario un processo di armonizzazione, di interazione fra comitati, che io vedo proprio anche come un processo culturale interessante di armonizzazione, di confronto nella valutazione di uno studio, affinché qualunque sia il comitato etico che approva lo studio, ci sarà una co-valutazione o comunque una decisione comune, una presa di coscienza simile da parte di tutti i comitati. Quindi un aspetto importante, il futuro più rapido, più efficiente, ma anche una maggior armonia, maggior lavoro insieme dei comitati etici attuali.